arrivato il momento di parlare di stile preppy perché è tornato di moda. Sono passati tantissimi anni da cui noi ragazze degli anni 90 lo vedevamo ovunque, lo indossavamo, inizio 2000, eccetera, e poi era sparito completamente e adesso sta tornato di moda anche se in modo leggermente diverso. Quindi vediamo oggi com'è fatto per l'estate e da cosa potete trarre ispirazione e se può essere giusto per voi. Io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine da tantissimi anni e mi occupo soprattutto di valorizzare le persone in base alla forma e ai colori, ma anche aiutarle a trovare quello stile che le faccia sentire bene, le faccia sentire loro stesse, le faccia sentire più in contatto con la loro natura e quindi anche più potenti. Lo stile preppy è uno stile veramente particolare in questo caso, perché è uno stile che richiama potere, richiama soldi. È preppy, non so se avete visto Love Story, è un soprannome che si dava a quegli studenti facoltosi che avevano fatto la scuola preparatoria per entrare al college. Preppy. Okay. È molto chiaro in Love Story, è un film degli anni, credo, 80, quindi è un film bellissimo, tristissimo, quindi se volete vederlo. E è uno stile molto collegiale, molto ricca in Stati Uniti, quindi ricca costa est degli Stati Uniti. E dà quindi quell'allure che è tornato adesso con lo stile All Money Style, il effortless chic, eccetera, tutto questo stile, ma una variazione diversa. Con lo stile preppy noi non siamo nel rilassato, pulito, anche un po' minimale outfit, ma siamo in qualcosa di molto più ricco, di più elaborato. E quindi abbiamo un'atmosfera che è proprio elegante e anche formale, ma anche colorata e quindi anche divertente. È associato agli sport, tendenzialmente da ricchi di nuovo, quindi tennis, polo, golf e... a barca, ovviamente, barca, anche alla barca. Quindi è uno stile che ci trasporta in quella atmosfera. Questo non vuol dire che lo possiate indossare solo se avete la casa Hampton con il molo e la barca a vela, ok? Si può indossare sempre e comunque. Però l'idea è questa. Si divide in realtà tra autunnale, dove è molto più con colori caldi, collegiale, Rory Gilmore, ok? E invece estivo, dove è più colorato e più preciso. È lo stile anche di Ralph Lauren, sicuramente. Quindi è molto bello perché in realtà, pur essendo elegante, ha dei capi molto classici e molto sportivi. Quindi ci sono sicuramente le scarpe da tennis, ci sono le polo, ci sono le magliette, ci sono i pantaloni modello jeans. E ha dei bellissimi colori, i colori sono davvero tanti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i capi. Sicuramente il capo principale è la polo. Quindi polo col colletto, i tre bottoni, le mazze manichine, qualunque sia il logo che abbiate qua, è la polo avvitata, aderente, indossata coi jeans. La polo è un capo difficilissimo, ragazze, quindi funziona con gli shorts, i jeans, i pantaloni colorati a effetto jeans e basta. E ha perfettamente quello stile, è difficile toglierla da quello stile, perciò solo se vi piace quello stile. Sicuramente ci sono anche le camicie, camicie che tendenzialmente hanno il colletto, righine bianche, quei toni di rosa salmone chiaro, giallino chiaro, che poi sono comunque i suoi colori, e sono avvitate e sono con i maglioni girocollo. La vestibilità è tutta che segue la figura, non è super fasciante ma segue la figura, quindi anche i maglioni sono girocollo, con la manica segnata, con il polsino spesso. Lo stesso ci sono i cardigan, ma sono o tutti abbottonati o comunque a V con i bottoni, ma non lunghi, non larghi, non c'è niente di largo, non c'è niente di oversize. E i pantaloni sono tendenzialmente a sigaretta o effetto jeans, o a sigaretta in tessuto un po' operato, magari con dei piccoli rombi, oppure pantaloni modello jeans abbastanza regular, quindi un jeans che o slim che segue la gamba e poi da metà polpaccio va dritto, con un bordo pulito,
Ci sono anche molto colorati, questi jeans vengono messi con i moccassini o con le ballerine o con le sneakers tipo Superga, tipo Lacoste in tela. E i maglioni molto spesso hanno le trecce, quindi le trecce sottili e piatte è tendenzialmente la lavorazione di questo stile. Scadute dentro un mondo di Ralph Lauren, eccolo lì. Sicuramente ci sono anche le righe, ma sono sempre abbinate con anche dei colori, quindi non è il riga bianca e nera, magari è riga bianca e blu con il pantalone color salmone. Ci sono anche gli shorts che possono essere, sono shorts, non sono bermuda, quindi non quelli che fanno di moda adesso, i bermuda, ma sono shorts, quindi sono shorts che arrivano quattro dita sotto sedere o un pochino più giù verso metà coscia, possono essere tipo modello jeans, niente strappi, niente di niente, anche colorati, oppure più tipo sartoriali, quindi a vita alta, svasati, però comunque aderenti. Funzionano bene tutte le cinture sottili, c'è anche il cuoio con delle piccole fibbie. E per quanto riguarda le scarpe, abbiamo già detto mocassini tantissimo, ballerine, mocassini anche mocassini da barca, ballerine con la punta stondata oppure leggermente a punta con un fiocchettino anche piatto, quindi molto delicate, e anche comunque sneakers abbastanza basse. Le gonne sono tendenzialmente a tubo, quindi aderenti sul fianco ma poi che vanno dritte fino al ginocchio, anche un po' più corte ma dritte, un pochino svasate lo possono essere ma non troppo. Non confondiamoci col preppy che vedevamo in Gossip Girl, quello era abbinato a un bon ton, questo invece è abbastanza rigoroso. E i vestiti sono tendenzialmente dei vestitini ad A, quindi che seguono la figura e si scampanano a metà fianco senza manica, accollati. Poi ci possono essere altre variazioni, ci possono essere vestiti che comunque hanno quella forma, hanno quella figura, ma non sono così dritti, che sono un po' più ampli. Ogni stile può essere reso vostro, quindi potete usarlo con i pantaloni a palazzo se vi piace, potete cambiarlo e renderlo vostro. Ma queste sono le sue principali caratteristiche. Quindi, per dire, mi piace questo stile, non mi piace questo tipo di jeans, lo metto con il jeans ampio, però lo scelgo dei colori giusti, ci metto la polo, ci metto la sneakers giusta, eccetera, e il maglioncino con le trecce, siamo comunque lì, ok? Lo stile è sempre quello. Le fantasie principali sono, oltre alle righe, che comunque sono abbastanza sottili, il quadratino, soprattutto il quadratino Vichy, soprattutto in altri colori, oltre al bianco e blu, bianco e verde, bianco e rosso, e comunque fantasie molto piccole. Le fantasie sono un po' più autunnali. In autunno c'è anche il tartan, ma nello stile autunnale noi ora lo stiamo vedendo molto estivo. E come colori, i colori sono tanti, ma sono colori tendenzialmente o un po' vibranti o pastello, quindi abbiamo sicuramente il bianco e il blu, abbiamo il cuoio, ma poi abbiamo il rosa salmone un po' sbiadito, il rosso un po' sbiadito, il giallino, il rosa, il celeste, vari punti di verde, però sempre o prato o comunque scuri un po' sbiaditi. Non ci sono, c'è il viola, non c'è il melanzana, non c'è il petrolio, non ci sono... Sì, i marroni ci possono essere più d'autunno, il nero ci può essere sicuramente, però lo stile è sempre così. Tra le stoffe, una stoffa che si vede tantissimo è il bouclé, in questi casi, per quanto riguarda i vestiti, le varie lavorazioni, si vede tanto anche il lino, soprattutto per le camicie. È uno stile molto bello, ha gioielli o piccoli tipo le perle, ma anche il giro di perle, ma anche collane un po' più grosse, quelle le vediamo un po' più nell'autunno, grosse ed elaborate. È, come vi dicevo, uno stile elegante, elegante e formale. Adesso lo ricominciamo a vedere, magari in versione un po' più rilassata sopra, magari in versioni diverse, con capi un po' più alla moda, magari lo vediamo con una gonna, ecco, l'altra gonna che mi sono dimenticata è quella a pieghe da tennis, quindi con le pieghe che non partono dalla vita, ma partono, diciamo, a metà sedere, cosa che non dona a chiunque ha i fianchi larghi, però vabbè, le gonne di moda sono questi. Si può trasporre sicuramente senza problemi.
Se vi piace lo stile preppy, si può fare qualunque sia il vostro fisico, qualunque sia la vostra età, qualunque sia il vostro stile, potete soprattutto combinarlo e abbinarlo ad altri stili. Se volete fare con me l'armadio matematico, dove creiamo tutto il vostro armadio e il vostro stile, potete prenotare con me la call gratuita. Vi lascio il link qua e qua sotto. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!